Radio Radicale, siamo con Andrea Cangini, senatore di Forza Italia, che vogliamo interpellare più come giornalista e come osservatore delle cose e delle vicende politiche per capire che cosa sta succedendo dopo il voto per le elezioni europee. Stamattina, con un colpo a sorpresa, Di Maio ha fatto sapere che ci sarà un voto sulla piattaforma Rousseau, sul suo ruolo. Ci si poteva aspettare un passo del genere mentre, diciamo, il Movimento 5 Stelle si sta interrogando su come andare avanti con questo governo? Forse sì, nel senso che ormai tutto passa per la rete, tutte le finzioni, le imposture e i tentativi di legittimazione. Quindi abbiamo avuto il Vinci Salvini qualche giorno fa, ora abbiamo il Caccia Di Maio annunciato per domani. Naturalmente è un voto fittizio, insomma, immagino che la decisione sia già presa, che Di Maio debba restare, perché questo è l'interesse della Casaleggio Associati, oltre che del medesimo Di Maio. Naturalmente, se ci fosse una coerenza, l'assemblea dei parlamentari di questa sera del Movimento 5 Stelle avverrebbe in diretta streaming e non credo che questo sarà. Adesso che cosa succede in realtà per il governo? Allora, se non cambia nulla per Di Maio, i rapporti di forza quali saranno? Vedremo un Salvini che si occupa di tutto con un Di Maio che farà fatica a imporsi su qualsiasi cosa dopo questo risultato? Presumo di sì, nel senso che già ieri Salvini parlava da Premier, il ruolo di Conte, che già era residuale prima, è quanto mai compresso. Il Movimento 5 Stelle probabilmente, se deciderà di andare avanti, e mi sembra che questo sia l'orientamento, ha calcolato che questo sia il male minore, secondo me sbagliando. E secondo me sbaglia anche Salvini nel continuare ad andare avanti con questa formula politica, perché per quanto lui si sia indubbiamente rafforzato, non può avere i margini d'azione che avrebbe nel caso a governare fosse un governo di centrodestra, con lui nel ruolo che gli elettori indicheranno, quindi presumibilmente in quello di Premier. Insomma, non mi pare che ci guadagni nessuno, forse anzi sicuramente ci guadagna la Lega, di sicuro non ci guadagna l'Italia, probabilmente non ci guadagnano neanche i grillini in quanto tali. Allora, che cosa dovrebbe fare a questo punto Salvini? Allora, noi vedremo anche un Salvini in versione, diciamo, ministro dello sviluppo economico, ministro del lavoro. Questo gli gioverà entrare in un piano che non è il suo? Io credo che ci sia già entrato di fatto, nel senso che il voto di domenica, implicitamente dal punto di vista politico, trasferisce su Matteo Salvini e sulla Lega quelle responsabilità delle quali Matteo Salvini e la Lega erano fuggiti fino ad oggi, cioè la politica economica del paese, del governo e le conseguenze sulla società, posti di lavoro e quant'altro. Fino ad oggi questa finzione per cui il governo non viene percepito come una unità, ma come un'arena dove si confrontano due forze contrapposte, ha giovato a Salvini. La responsabilità della politica economica è stata messa in capo unicamente al Movimento 5 Stelle e ai tecnici, alla tria. Dal voto di domenica, e a maggior ragione se questo scalcagnato governo dovesse andare avanti, verrà considerato responsabile Salvini di tutto quello che accadrà o che non accadrà. E visto che i margini d'azione sono strettissimi, visto che la flat tax non l'ha voluta fare la volta scorsa e non si capisce perché dovrebbe farla questa volta, visto che la volta scorsa non ha voluto sforare il 3% e questa volta annuncia che lo farà e i margini sono ancora più stretti oggi di quanto non lo fossero un anno fa, insomma non mi sembra che sia molto credibile tutta questa retorica fiscale della Lega, all'aria di essere un inizio di ulteriore campagna elettorale. Adesso che cosa succederà sul caso Rixi? Allora, pensa che vedremo una nuova alzata di scudi come è successo con Siri? Stavolta ci sarà da parte del Movimento 5 Stelle la forza propulsiva per scagliarsi contro questo esponente del governo ancora in quel ministero che è di Toninelli? Ma mi pare che di forza il Movimento 5 Stelle ne abbia ben poca su queste vicende, questioni morali variamente giudicabili. Ha già dimostrato di essere in grado di tornare indietro rispetto ai suoi sacri principi, ma è caduto del resto anche con molti
molte prime file grilline raggiunte da avvisi di garanzia alla Raggi a Roma, tanto per dirne uno, e non per questo dimissionate dal movimento. Il caso Siri si è composto a favore del Movimento 5 Stelle, stento a credere che anche nel caso Rixi possa essere questo lo stesso epilogo, ma in ogni caso stiamo parlando d'altro, insomma il problema non è il destino giudiziario o politico del singolo membro del sottogoverno, il problema è il destino del Paese e la capacità di questo governo di porvi mano in maniera costruttiva. Chi vede diciamo come alter ego di Luigi Di Maio nel Movimento 5 Stelle? Il Movimento 5 Stelle vuole recuperare diciamo una forma orizzontale oppure a un vertice se ne sostituisce un altro? Insomma, nel Movimento 5 Stelle non comandano gli eletti, comanda la Casaleggio Associati, alla quale gli eletti versano quasi 100.000 euro tutti i mesi dai loro stipendi, non si capisce bene per quale ragione. Quindi il centro di comando resterà costante, anche perché non corre alcun pericolo di delegittimazione dal punto di vista politico ed elettorale. Di Maio mi sembra sostanzialmente già bruciato, una sorta di anima morta che continua a esercitare la sua funzione pur chiaramente non avendo un futuro, e dovranno decidere con chi sostituirlo, con quale progetto politico, forse più che Di Battista, che mi sembra così, un amante dello show estemporaneo, forse non ha il caso. A proposito, è uscito allo scoperto? Eh? È uscito allo scoperto Di Battista? È uscito relativamente allo scoperto, ha giustificato in qualche maniera Di Maio, però è ripartito alla carica, ora farà parte di questa sorta di direttorio, peraltro insomma, stiamo tornando in tutta la terminologia da Prima Repubblica, altro che cambiamento, no? E forse Fico potrebbe emergere in una logica di futura alleanza con il Partito Democratico, in fondo si tratta di due partiti diversamente di sinistra. Quindi sarebbe una seconda versione di Gianfranco Fini? Di Gianfranco Fini? Sì, in quanto se si candida a diventare un nuovo... In quanto ruolo istituzionale? Questo purtroppo è prassi in questo paese, i ruoli istituzionali sono stati piegati a ragioni politiche e non sempre hanno aperto le brillanti carriere, devo dire, anzi raramente è accaduto, vedremo in questo caso. Bene, grazie Andrea Cangini, di Senatore di Forza Italia.